Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build e guide dei vostri giochi preferiti. Ricordatevi di iscrivervi al canale perché vi faccio vedere le statistiche che sono veramente, veramente pessime. Praticamente tutti quelli che guardano i miei video non sono iscritti al mio canale, il che sta a significare che o i video vi fanno così schifo da non volervi iscrivere, o perlomeno, almeno una minima percentuale di quelli che lo guardano gli piacciono e mi seguono. Quindi l'iscrizione è gratuita, a me fate un enorme favore perché mi supportate gratuitamente, chiaramente, perché no, non chiedo altro e mi aiutate anche supportandomi a creare nuovi contenuti e sicuramente migliori. Ieri è uscito un video che ovviamente vi lascio in descrizione la versione originale e che nel frattempo sta andando anche sullo schermo in cui i produttori, quindi CD Projekt Red, parlano di Cyberpunk. Ovviamente, innanzitutto chiedono scusa nuovamente per tutto quello che è successo fino ad ora con il titolo di CD Projekt Red e che chiaramente chiedono alla community di avere pazienza, ma soprattutto di non scagliarsi così ferocemente contro di loro, pur sapendo che stanno facendo di tutto e di più per riportare questo titolo ad essere il migliore al mondo e che hanno preso sotto gamba molte cose che sono ovviamente andate male. Ma quello che in realtà ci interessa di più non è quello che è stato detto all'inizio di questo video, ma in realtà è il fatto che CD Projekt ha buttato fuori finalmente una roadmap che vedete adesso a schermo. Bene, la roadmap che vedete a schermo non presenta date perché non ne sono ancora state date e soprattutto il CD Projekt ha dato comunque dei tempi più o meno precisi su quando saranno rilasciate determinate cose. Ma iniziamo dall'inizio. Entro 10 giorni dovrebbe uscire la patch 1.1 che dovrebbe essere molto grossa per quanto riguarda, o meglio, grossa per quello che è stata definita, per quanto riguarda gli hotfix e gli aggiornamenti, quindi aggiornamenti riguardanti bug, glitch, eccetera, eccetera, che riguardano sia la versione console che la versione PC. La patch 1.2 dovrebbe essere rilasciata poco dopo, quindi immagino entro il mese di distanza, che sarà ancora più grossa per andare a sistemare tutto quello che ancora non funziona nel gioco per le varie console di vecchia generazione, i PC Stadia. Dopodiché verrà rilasciata la prima DLC, quindi entro la metà dell'anno, quindi stiamo parlando di giugno, maggio-giugno, entro quella data verrà rilasciata la prima DLC, ma prima vogliono finire gli aggiornamenti e gli hotfix per far funzionare il gioco attualmente uscito, quindi in questa versione al meglio delle sue possibilità. Quindi plausibilmente dopo la patch 1.2 non è scritto, ma usciranno altri hotfix del genere, probabilmente molto più piccolini, ma comunque continueranno a uscire regolarmente degli hotfix fino alla prima DLC. Dall'uscita della DLC al l'upgrade per le nuove console invece ci sarà del tempo che si dovranno prendere ovviamente per far sì che l'aggiornamento delle nuove console sia funzionante ma soprattutto non abbia troppi problemi come in questo caso e avverrà dopo giugno 2021, quindi in precedenza alla release, o meglio, prima della release del gioco, era stato dichiarato che per l'upgrade alle nuove console sarebbe avvenuto entro il giugno 2021, o meglio, se non sbaglio, era proprio a giugno 2021. Adesso è molto più probabile andare verso un ottobre. In realtà le date non si sanno, quindi rimaniamo in attesa che CD Projekt magari butti fuori una roadmap più aggiornata con delle date un pochino più precise, diciamo anche un periodo, e questo per il momento è quello che è stato dichiarato per il 2021. È chiaro che se in questo 2021 la situazione Covid dovrebbe migliorare, visti i vaccini in arrivo, ma soprattutto dovrebbero tornare a lavorare a pieno regime i ragazzi di CD Projekt. Si spera che in realtà
non soltanto ci sia una DLC gratuita, ma che tutto ciò avvenga in tempi un pochino più stretti. Comunque, non vogliono mettersi fretta, è stato detto, e non vogliono soprattutto far fare del crunch ai propri sviluppatori. Quindi non ci saranno straordinari per queste cose, si prenderanno tutto il tempo del mondo per evitare futuri problemi e per dare il massimo per tutte le DLC che usciranno e che saranno gratuite come quelle di The Witcher 3. Quindi il gioco verrà supportato nei prossimi anni come è stato fatto per The Witcher e sicuramente avremo delle DLC gratuite che ci amplieranno la nostra esperienza di gioco su Cyberpunk. Bene, il video è corto, spero di avervi detto tutto, noi ci vediamo con il prossimo video, con i prossimi upgrade e GG a tutti quanti.